Dopo le tappe di Gualdo Tadino e Orvieto, si è chiusa nel moderno impianto sportivo perugino di Madonna Alta, gestito dalla SD Tacchiesvasi Climbing Club, la prima Coppa regionale umbra di arrampicata boulder, prima gara ufficiale della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana nella regione. In scena, in concomitanza con la finalissima, è andato anche il contest Primavera Gara di Boulder, aperto a tutti gli atleti alle prime armi. Questa è un'occasione importante per la nostra città, ma per l'intera regione, perché siamo riusciti ad organizzare il primo contest della regione, nell'ambito comunque della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. Questo è un traguardo che sognavamo da 20 anni. E abbiamo portato a termine anche grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale, come ho più volte ribadito, ma anche all'impegno dell'associazione sportiva Tacchiesvasi che presiedo. Per la categoria maschile, ad aggiudicarsi la prima Coppa regionale umbra di arrampicata boulder e la tappa di Perugia è stato Riccardo Piazza, giovanissimo e brillante atleta dell'SD Tacchiesvasi Climbing Club di Perugia. Alle sue spalle, sia nell'ultima gara che in Coppa, si è classificato David Morresi, climber anche egli della Tacchiesvasi. Sul terzo gradino del podio di tappa e di Coppa sono invece saliti rispettivamente Angelo Apolloni e Luigi Guaiardo, entrambi dell'SD Pale Climbing Foligno. Per quanto riguarda le ragazze, la giovane Claudia Favilli della SD Pale Climbing Foligno ha sbaragliato le altre atlete, vincendo sia la tappa perugina che la Coppa regionale, seguita in entrambe le classifiche da Sara Modanesi dell'SD Vertical Inside Perugia. Terza di tappa è stata poi Greta Manfroni dell'SD Ombra di Peter di San Giustino e terza di coppa Giulia Morettini della Tacchiesvasi. Come primo esperimento sono soddisfatto, credo siano soddisfatti tutti gli amanti di questo sport e speriamo di reiterarlo con maggiore successo, con maggiore partecipazione anche il prossimo anno. Devo dire che è un contest o comunque un campionato regionale boulder, ma che ha visto la partecipazione anche di atleti provenienti da Lazio, dalle Marche e dalla Toscana, e di questo ne siamo veramente contenti.